Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi continuiamo la serie di palette di Jeffree Star e oggi andremo a fare un make-up utilizzando Bloodlust, ovvero la palette viola. Il pack è qualcosa di meraviglioso, è un gioiellino praticamente, tutto in velluto, è bellissima. Ma passiamo all'interno. Tra l'altro amo la chiusura fatta così tipo clutch. E questa è l'interno della palette. Io la trovo stupenda, soprattutto perché, ok, è una palette incentrata sul viola, ma non ha solamente viola. Quindi visto che anche nello scorso video makeup abbiamo realizzato un look viola, quindi diciamo che la challenge di oggi è un po' quella anche di andare ad utilizzare meno viola possibili. Della collezione ho anche l'illuminante Chalking on Ice, che vi avevo già fatto vedere in altri video, quindi se lo volete vedere all'azione andate a vedere quelli, perché non so sinceramente oggi se andrò ad utilizzare questo, essendo che non voglio fare un make up sul viola. Questo è viola, so che magari può non sembrare, è trasparente con uno shift viola leggermente forse tendente al rosino. L'ho sbocciato qua sul dito, ma in realtà dalla fotocamera traspare molto di più la parte azzurra, che vi assicuro dal vivo non c'è. Piccolo disclaimer sullo sfondo: ne avevo messo, come potete vedere, uno rosa bellissimo. Piccolo problema: mi andava a fare un colorito che sembravo malata. Vi assicuro che sto bene, ma si vede che appunto l'armocromia funziona, perché mi accentuava tutto ciò che non ho. Io amo il rosa perché anche lui è uno dei miei colori preferiti, ma il rosa non ama me. Story of my life. Mi sono avvicinata per farvi vedere meglio il look che andremo a creare. Ho già applicato un primer, ho utilizzato sempre questo di neve, che sto cercando appunto di finirlo perché ce l'ho tipo aperto da 20 anni, e lo vorrei finire anche perché in realtà è un primer un pochino acquoso. Come primo colore direi di iniziare col botto e voglio andare con Vile Serpent, questo verde petrolio molto bello secondo me. Voilà, super pigmentato, Jeffree Star non ci delude mai, e inizio a creare una forma. Per creare la forma mischio un po' il picchiettarlo e il tirarlo. Uno dei motivi per cui amo tantissimo questo colore è che secondo me in una palette in cui il colore predominante è il viola, lilla, insomma rosa, questo è super particolare. E inizio anche un pochino a sfumarlo nella parte più interna. Trascino verso l'esterno. Non preoccupatevi se non avete una forma precisa, perché poi tanto si va a sistemare. Fallout da lì non so se lo percepite, non ce n'è tantissimo, ce n'è un pochino però. Cambio pennello, vado con questo qui angolato ma cicciottino, e vado con Executioner. Non so raga se rende la bellezza di questo ombretto, è un nero viola tutto glitterato. Raga, non so se rende, ma i glitter si vedono anche quando lo si preleva col pennello. Si vedono i glitter, cioè applicato col pennello si vedono i glitter. Vado ora sempre con lo stesso pennello che ho utilizzato prima per il primo colore e vado a sfumare. Vado ora con un pennellino più cicciottino pulito a sfumare meglio sta situa. Vado magari anche a prelevare un minimo di verde, proprio poco, per aiutarmi un pochino nella sfumatura. Chiarisco un pochino anche con Your Majesty, ovviamente anche questo preso sempre in dosi minime, e continuo ad applicare e sfumare fino a raggiungere il risultato desiderato. Vado ora ad applicare un pochino di Scandal Water nella parte più interna. Direi che dopo tutta questa situa un po' di lilla ce lo meritiamo. Questo è un colore super freddo, ma in realtà ho intenzione di utilizzarlo da base. Vado con un glitter primer e ovviamente glitter. Sono molto indecisa su quale andare ad utilizzare. Questi sono i rosa, Wet Jewel, e questo è Pink Magic, quello lilla. Credo che andrò con quello lilla però. Magari una volta finito il look potrei andare ad applicare Pink Jewel nell'angolo interno. Concordo sul fatto che non c'entri assolutamente niente con il colore che ho applicato sotto. È veramente, veramente stupendo. Vado a sistemare la sfumatura con il nero, sempre utilizzando il pennellino che ho utilizzato per applicarlo prima. Raga, wow, io innamorata di questo look. Vado a fare lo stesso sull'altro occhio. Vado a fare la base, ma vi aspetto per applicare l'illuminante. Alla fine sì, magari potrei anche applicare questo della collezione, essendo che tutta la parte centrale l'ho fatta lilla. Eccomi tornata al look completo. Vado ad applicare un setting spray. Utilizzo il Continuo Setting Mist di Morphe, sia per andare un po' a togliere la polverosità, sia per applicare l'illuminante. Lo vado a prelevare con un pennellino a ventaglio e
Applico, oh wow, oh wow. Questo è l'illuminante perfetto se volete farvi vedere fin dalla luna. E direi ora di passare alle labbra. Credo di andare con Closing Time delle pastello di Neve Cosmetics. E vado ora, giusto per restare in tema con Jeffrey, con il rossetto Velvet 3 nella colorazione Celebrity Skin. Hanno un profumo super dolce e la texture è pazzesca. Hanno una texture semi matte che resta comunque super idratante, confortevole anche nell'applicazione, è proprio a effetto vellutato, come appunto dice il nome Velvet Trap. Ho ricominciato praticamente ad apprezzare i rossetti in stick grazie a questi. Io lo ho in due tonalità, Red Affair, ovvero un super rosso, e Celebrity Skin, entrambi trovati in Mystery Boxes, perché probabilmente se fosse stato per me non li avrei mai presi di mia spontanea volontà. Questo è un motivo per cui le Mystery Boxes possono essere molto utili, perché vi possono far scoprire prodotti che magari non avreste preso voi. Vado ora con un gloss, utilizzo questo di Essence, che sapete mi piace tantissimo. Ne ho prelevato un pochino con un pennellino in silicone che voilà, bellissimo, bellissimo. È una combo questa che mi piace tantissimo. Direi che a livello di make abbiamo finito. Questo è il risultato finale. Io con l'unghia mi sono appena portata via mezzo rossetto. E questo è un pochino il lato negativo dei gloss, ovvero che vanno a rendere tutto ciò che c'è sotto super transfer e appena lo sfiorate si sposta tutto. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in info box, perché lì troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video. Vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!